Ok, buongiorno ragazzi, sono qui per registrarvi un pezzetto sulla gastrulazione dello Xenopus essenzialmente, quindi una cosa che avevo introdotto a lezione, però secondo me è carino se ognuno se la guarda e poi se la digerisce con i suoi tempi, perché effettivamente richiede un minimo di così, capacità nel visualizzare i movimenti. Che avvengono, poi magari qualcuno se la ricorda meglio dell'anatomia comparata, qualcuno ha bisogno di rivederla e questa potrebbe essere un'ottima occasione. Ok, abbiamo finito la scorsa volta parlando di piano del corpo, quindi di quello che è il piano del corpo di Drosophila e del modo in cui appunto morfogeni, fattori di trascrizione, gene regulatory network si intrecciano tra di loro per formare, per stabilire questo piano del corpo. E abbiamo già iniziato a discutere dall'inizio del corso, dalla prima lezione, su come questa definizione del piano del corpo possa essere in qualche modo più regolata, quindi più lasciata a meccanismi. Cosa sta succedendo? Eccoci qua. Meccanismi regolativi tra le cellule e come in realtà fattori materni possono in qualche modo condizionare già questo piano del corpo, quindi lasciare già delle istruzioni un pochino più precise e più definite. In ogni caso, però, che la madre lasci più indicazioni o meno indicazioni, tendenzialmente si tende a convergere verso appunto un piano del corpo che ha un lato anteriore, uno posteriore, uno dorsale ed uno ventrale. E così avevamo visto l'ultima volta come probabilmente guardando alla disposizione della distribuzione appunto di questi geni OX ci possono essere addirittura delle omologie tra questo piano del corpo che abbiamo appena studiato, quello di Drosophila, e quello che andiamo a studiare, cioè quello dei vertebrati. Ma come queste due cose si intreccino, in realtà lo ragioneremo alla fine. Allora, appunto, oggi parliamo di piano del corpo e appunto questo piano del corpo in termini di assi, quindi antero-posteriore e dorso-ventrale, si intreccia però con un'altra dimensione che è quella degli strati germinativi, non strati germinativi, uffa, dei foglietti germinativi, in inglese germ layers. Quindi questa è una cosa che credo sappiate dal primo corso di citologia e istologia. I nostri tessuti hanno un'origine embrionale che li caratterizza, quindi abbiamo una prima suddivisione lungo questo pendio di Waddington, sapete, le cellule vengono determinate attraverso step successivi nello sviluppo e una prima grossa divisione, quindi una prima grossa collina che divide valli separate, è quella che divide l'ectoderma dall'endoderma e dal mesoderma. Okay? Quindi avremo una serie di derivati ectodermici, endodermici e mesodermici. Okay? Il lineage, se noi seguiamo il lineage di queste cellule, questa storia di derivazioni, qui ho messo in modo evocativo un albero genealogico, qui naturalmente si tratta di cloni, di cellule che hanno tutte lo stesso DNA, ma comunque abbiamo questa prima grossa suddivisione nei tre foglietti germinativi. Allora, ognuno di questi foglietti avrà una serie di derivati che troveremo in diverse parti del corpo. Quindi questi non ve li ripeto, dovreste già saperli. Questi sono i derivati dell'ectoderma, questi sono i derivati del mesoderma. Quindi abbiamo la notocorda, abbiamo i somiti da cui deriveranno ossa e muscoli, abbiamo il mesoderma intermedio, abbiamo il mesoderma laterale. Ok, quello che mi interessa un pochino che iniziate a ragionare prima che cominciamo è come, quale sia il rapporto tra l'asse dorso-ventrale antero-posteriore e la suddivisione precoce dell'embrione in foglietti germinativi. Ok. Qual è il rapporto? Non sempre questa cosa è immediata per gli studenti, però vi pregherei di ragionare sul fatto che in realtà non esiste nessun rapporto, cioè l'asse dorso-ventrale attraversa i tre foglietti in qualche modo indipendentemente. Molti di voi avranno visto immagini tipo queste al corso di anatomia, quindi questa è l'immagine che noi abbiamo dei tre foglietti germinativi, quindi con l'ectoderma che sta sopra, il mesoderma che sta sotto e in mezzo è l'endoderma che sta sotto. Ok? Questo però non ha nulla a che fare con l'asse dorso-ventrale. L'asse dorso-ventrale è un asse che prende embrioni che vedremo
saranno a tutto tondo e quindi attraverserà i derivati ectodermici che saranno dorsali e ventrali, i derivati mesodermici che saranno anche loro più dorsali, più ventrali, e i derivati endodermici, anche loro saranno più dorsali e più ventrali. Okay? Eccolo qui il nostro asse dorso-ventrale. Quindi vedete, avremo l'ectoderma, e qual è la parte più dorsale dell'ectoderma? Il derivato più dorsale dell'ectoderma? Metti in pausa. Ok, qual è il derivato più dorsale del mesoderma? Metti in pausa. Togli la pausa. Ok, ve lo dico io. Il derivato più dorsale dell'ectoderma sarà il tubo neurale. Il derivato più dorsale del mesoderma sarà la notocorda. Questo non è immediatamente visibile perché ovviamente man mano che procede lo sviluppo, poi i somiti daranno origine a strutture che si sposteranno, però nel momento in cui questi primi grossi pezzi di mesoderma vengono definiti, allora vedremo la notocorda sarà il più dorsale. L'invaginazione del tubo neurale è un evento successivo. Il primo punto, il punto più dorsale, appunto, vedremo sarà la notocorda e via via seguita da una sequenza dorso-ventrale di derivati mesodermici, i somiti, il mesoderma intermedio e quello delle lamine laterali. Ok. Ah, se abbiamo presente questi concetti fondamentali, quindi strati germinativi e asse dorso-ventrale, ovviamente poi ci sarà da aggiungere poi un asse antero-posteriore che di nuovo caratterizzerà particolari derivati ectodermici, mesodermici ed endodermici. E che a loro volta si differenzieranno lungo l'asse dorso-ventrale. Ok, se abbiamo in mente questo schema, allora siamo pronti per vedere che cosa succede alla gastrulazione nello Xenopus. Quindi, quell'evento in cui in realtà si setteranno gli assi dorso-ventrale ed antero-posteriore, ma anche i rapporti relativi tra questi tre foglietti germinativi. Lo so che avrete le idee confusissime, ma per adesso state su questo asse dorso-ventrale e sui tre strati germinativi. Ok, e iniziamo appunto lo sviluppo di un vertebrato che è stato molto importante per definire alcuni concetti fondamentali della biologia dello sviluppo, ovvero lo Xenopus. In realtà sono stati usati diversi tipi di anfibi, ci sono delle differenze, però tendenzialmente quello che vi racconterò oggi è tutto vero per lo Xenopus. Xenopus tropicalis. Ok, l'uovo di Xenopus, come potete vedere, presenta un'evidente polarità. Quindi esiste un polo animale e un polo vegetativo. Il polo animale spesso è pigmentato, non sempre, però in questo caso lo è in modo molto evidente. Il polo vegetativo, comunque, al di là della presenza o assenza di pigmento, è sempre evidente per la presenza di vitello. Quindi sostanze nutritive varie, spesso piene di grassi, che riempiono questa parte ventrale dell'uovo, molto più che quella dorsale. Quindi esiste una asimmetria, asimmetria ovviamente definita dalla madre, e questa asimmetria, ve lo dico già, in qualche modo condizionerà lo sviluppo futuro. Ma in che modo? Essenzialmente questa asimmetria, vedremo, condizionerà la futura scelta rispetto, la futura posizione rispetto ai foglietti germinativi, nel senso che il polo animale lo vedremo differenziare come ectoderma, polo vegetativo come endoderma e una striscia di tessuto in mezzo pinzata tra questi due diventerà invece mesoderma. Ok, allora, questo in realtà è tutto quello che la madre ha lasciato detto, come istruzioni. Il resto verrà deciso in realtà durante gli eventi che seguiranno. E per una volta qualcosa lo decide anche il padre. In questo caso l'asse dorso-ventrale, quindi il settarsi, la definizione dell'asse dorso-ventrale, dipende appunto dal punto di ingresso dello spermatozoo, ovvero il punto in cui lo spermatozoo entra, quello sarà il futuro. Punto, non è il futuro, scusate, sarà l'asse ventrale, sarà il punto più ventrale
di questo embrioncino. Adesso vedremo in realtà in quello stesso punto, forse chi ha già studiato, chi si ricorda l'anatomia comparata, vedremo arrivare la testa. Ma com'è che la testa sta nel posto ventrale? Sono confuso. Dorso ventrale, anteroposteriore, cosa c'entrano? Lo vedremo presto. Ok, comunque per adesso iniziamo con visualizzare tutti i movimenti che si verificheranno. Quindi questo punto sarà il punto ventrale. Il punto dorsale, per definizione, è quel punto che si trova a 180 gradi. Quindi da questa parte si definirà la parte dorsale di questo embrioncino precoce. Ok? E in realtà negli animali dotati di pigmento, questa parte dorsale viene anche proprio evidenziata morfologicamente, può essere riconosciuta morfologicamente e appare come appunto una regione in realtà vicina alla cosiddetta semiluna grigia. Che cos'è la semiluna grigia? Appunto, questo pigmento ricopre la parte dorsale, ma successivamente all'ingresso della spermatozoo, le parti più superficiali del citoplasma, anche detto citoplasma corticale, iniziano una rotazione, ruotano di circa 30 gradi, e questo porta il pigmento a spostarsi. Di fatto ci sono una serie di elementi citoplasmatici che vengono portati in là e vedremo il ruolo di tutto questo. In realtà sappiamo che questo è un processo attivo, dipende dai centrioli dello spermatozoo che organizzano i microtubuli corticali. Qui vediamo i microtubuli corticali inizialmente organizzati come una rete, ma ecco che in seguito al punto di ingresso dello spermatozoo abbiamo una nuova polarità in questa cellula uovo, in realtà ormai zigote, con questi fasci di microtubuli che si allineano in questa direzione, ok? Ed ecco che saranno loro appunto a definire la luna grigia e anche la metà destra e sinistra del corpo. Qui vedete i primi due blastomi, saranno poi la parte destra e sinistra del corpo. Ok, quindi abbiamo settato l'arse dorso-ventrale, sappiamo dove ci saranno ectoderma, mesoderma ed endoderma, vediamo però come tutto questo viene a poi definirsi meglio. Quindi qui vediamo la polarità dell'uovo, il vitello, animale vegetativo, ventrale, dorsale. Ok. Voilà, questa è la semiluna grigia che mi definisce un tessuto, una zona dell'embrione che si troverà in realtà un pochino più in basso, che sarà appunto il punto più dorsale del nostro embrione. Anche se ve lo dico già, questo è lo stesso punto, il punto più dorsale, è il punto in cui vedremo aprirsi la cavità anale. Ma no, professore, io l'ano? Però l'ano è dorsale. Vabbè, cominciate a pensarci, rifletteteci ancora un po'. Ok, allora quali sono gli eventi successivi? Abbiamo la segmentazione, queste uova diciamo con abbastanza vitello, la segmentazione di tipo oloblastico, quindi si divide tutto l'uovo, quindi tutto l'intero ovocita, i solchi di divisione prendono l'intero zigote, ma in eguale, nel senso che là dove c'è il vitello il solco tende a rallentare e quindi le divisioni, anche se inizialmente sono sincrone, però qui in basso accumulano un pochino di ritardo e il risultato è che nella parte ventrale, questa è la morula, quindi quando abbiamo una sfera piena di cellule, le cellule ventrali sono un po' più cicciotte, più grasse, piene di vitello, mentre le cellule, del polo animale sono più agili e snelle, quindi già vediamo una differenza. Ok, una volta formata la morula, lo sapete, queste strutture si cavitano, accumulano acqua, liquidi, scusate, non è acqua, in una cavità che viene chiamata blastocele, che è la prima cavità dell'embrione. Allora, possiamo vedere il processo. In realtà a me della segmentazione interessa così così, devo dirvi la tutta tutta, però vabbè, voi potete andare avanti. Tra l'altro l'avevo già preparato, no, la pubblicità non ci interessa. Ciao Gesù, scusate un attimo, eccoci qua, l'avevo preparato già. Ok, questo è un video, posso togliere il volume, mi sa, perché volevo parlare io, grazie. Ecco, qui vediamo i solchi, li vedete? La segmentazione che avviene in questo uovo in realtà ben pigmentato, lo stiamo guardando dal polo animale.
Vedete come sono sincrone queste segmentazioni iniziali? Questo è dovuto al fatto che la fase, eccoci qua, vedete, sono molto veloci, sono molto sincrone. In effetti la mid blast o la transition avverrà poi solo successivamente. Ed ecco che però a un certo punto inizia la gastrulazione, cioè quel processo attraverso cui abbiamo l'ingresso dei foglietti, quindi si formano l'endoderma ed il mesoderma, e successivamente, una volta che i tre foglietti si sono formati, inizieranno a differenziarsi ulteriori lineage, quindi vedremo formarsi, per esempio, in questo caso il tubo neurale che si infossa, viene ricoperto da ectoderma. Tutte queste cose io mi auguro e spero che le sappiate. Se non le sapete, riguardatele, perché nella prossima lezione avremo disperato bisogno che voi le sappiate. E qui in realtà vediamo tutto lo sviluppo, la larvetta che si forma, qui vediamo gli occhi che si stanno per formare, ok? Quindi la porzione anteriore, la porzione posteriore, e se voi ve li riguardate, poi questo è il blastoporo. Ok, e poi queste larvette, insomma, diventano sempre più indipendenti, i muscoli ormai si sono formati e gli permettono di scappare dall'esperimento per diventare così poi la metamorfosi, insomma, la vediamo un'altra volta. Che belle zampine, che bella ranocchia, evviva. Allora, ok, a noi in realtà interessa questa primissima fase, quindi la formazione del blastocele e la successiva invaginazione e la gastrulazione, la fase che ci interessa oggi, sobretutto. Come avviene questa gastrulazione? Avviene appunto per un'invaginazione. Questa invaginazione, come capita e vedremo e rivedremo più e più volte, capita attraverso un fenomeno di apical constriction, cioè le cellule più superficiali restringono, grazie a giunzioni aderenti, filamenti di attina, sempre la solita storia. Non so se l'abbiamo già vista, forse la vedremo meglio quando faremo sì, la chiusura del tubo neurale. Ma comunque abbiamo questa costrizione, questo forma, in realtà spinge anche dall'altra parte, questa chiudere questo anello spinge il citoplasma verso l'alto, e insomma ci sono tutta una serie di movimenti. Comunque vediamo formarsi questo solco. Ok, questo solco in realtà è solo appunto la punta dell'iceberg, o diciamo il fondo dell'iceberg, perché dentro, all'interno, adesso non lo stiamo ancora vedendo, però vedremo del tessuto che corre in avanti, si corre verso la futura porzione anteriore, che d'accordo. In realtà corre verso la parte che inizialmente era ventrale. Oddio, che confusione! Ma adesso vedrete che sarà tutto chiarissimo. E questo solco, però, inizia in realtà dal punto più dorsale. La parte più dorsale dell'embrione è il punto in cui inizia questa invaginazione. Questa invaginazione poi procede lateralmente, in realtà ventralmente, scusate, procede sempre più ventralmente a far invaginare strutture sempre più ventrali, finché vedremo la formarsi un cerchio. Questo è il blastoporo, sarà il futuro ano, però per diventare ano, per adesso è abbastanza grosso, vedremo lui si stringerà sempre di più. E quindi a questo livello vedremo tessuti che si invaginano. Iniziano ad invaginarsi i più dorsali e poi vedremo invaginarsi derivati sempre più ventrali del mesoderma. Quindi qui ci sarà la notocorda, avremo poi i somiti, il mesoderma intermedio e quello delle lamine laterali. E spero che questo sia molto chiaro. Ok, qui vediamo ancora meglio, questo è il punto più dorsale, quindi questo è il labbro dorsale del labbro del blastoporo. Qui lo chiamiamo laterale, però diciamo che quando andiamo lateralmente in realtà ci stiamo spostando ventralmente. Esiste poi in effetti una porzione laterale per una porzione ventrale. Quindi sì, in effetti non era sbagliato dire che andiamo lateralmente, però poi continuiamo e arriviamo fino a ventralmente. Ok, quindi dorso ventrale, eccolo qui l'asse dorso ventrale che si setta in realtà sul blastoporo. Ma non avevamo detto che la parte ventrale era dall'altra parte? In realtà vedremo di no, in realtà la parte ventrale si estende. Lo capirete solo quando lo avrete visto tutto. Ok, e alla fine però questo blastoporo si chiude e
rimarrà su un'apertura che è un'apertura che poi rimane e sarà il futuro anno. Allora, io voglio farvi vedere questo. No, di nuovo, che stupidino, ce l'avevo già aperto. Datemi un attimo che apro qui. Eccoci qua. No, eccolo qua. Voilà, qui vediamo di nuovo, questo è il labbro dorsale del blastoporo. In realtà anche in questo caso tutto avviene molto dietro, in realtà vedremo in altri casi, forse possiamo immaginarcelo un po' più largo, questo iniziale cerchio del blastoporo. Ok, questa parte qui l'abbiamo già vista. Però vedete che là dove c'è il blastoporo non solo abbiamo la parte dorsale, questo è il labbro dorsale del blastoporo, chiamiamolo pure anche labbro dorsale del futuro ano. Ma la cosa incredibile è che lì avremo anche la porzione posteriore, che però ancora posteriore non è. L'asse antero-posteriore, infatti, lo scopriremo piano piano, ancora non esiste. All'inizio viene settato l'asse dorso-ventrale, l'asse antero-posteriore si setterà progressivamente, successivamente. Ok, e poi qui vediamo in realtà la larva si allunga molto, quindi è poi un po' difficile fare veramente i conti con quelle che erano le disposizioni iniziali delle cellule dell'uovo. Ok, voilà, come funziona questa gastrulazione? Allora, abbiamo queste cellule che fanno l'apical constriction e qui vediamo che una volta invaginatesi, questa è la parte più dorsale, quindi qui abbiamo il mesoderma che darà origine alla notocorda, in realtà ce n'è ancora una parte più anteriore, quello che si troverà sotto la testa, chiamato mesoderma precordale, ma in realtà c'è una cosa ancora più anteriore, che è il pharyngeal endoderm. L'endoderma della faringe, ok, che è questa parte qua, che in realtà è, qui è segnato un po' male, questo non è mesoderma, questo è endoderma, la cosa che guida davvero là davanti, la corsa dal blastoporo verso la futura testa è in realtà guidata dall'endoderma. Allora, questo in effetti momento, se volete un'immagine evocativa per ricordarvelo, è il momento in cui la testa entra nell'ano, a modo suo raccapricciante, ma sufficientemente evocativa da essere ricordata. Ok? Il futuro endoderma e mesoderma della testa, e qui anche della parte più dorsale, entrano appunto da quello che è il futuro ano e si allungano e man mano che passa il tempo entrano da questo labbro dorsale del blastoporo strutture destinate a diventare sempre più caudali. Eccolo qui l'asse antero-posteriore che si sta srotolando sotto i vostri occhi come un tappeto. Non è proprio come un tappeto, scusate qui, è più come un calzino che viene rigirato all'interno. Ok, però che cosa succede? Che man mano che appunto questo, vedete qui si forma una prima cavità, ovviamente, qui si forma una piccola cavità, questa cavità sarà il futuro archenteron, quindi sarà il futuro tubo digerente, la cavità del tubo digerente, il blastocele invece lascia spazio, appunto, a questo archenteron che cresce, si restringe sempre di più fino a scomparire. Quindi qui vedete l'archenteron. Quindi questa è l'invaginazione, pensate un po' anche magari vagamente a quello che era l'invaginazione nel riccio di Mal, anche se qui cominciamo anche a notare le differenze. Quindi vediamo questa invaginazione che procede, procede, procede finché il blastocele si oblitera completamente e qui abbiamo tutte le porzioni anteriori. Che cosa è successo però contemporaneamente? Che tutto il resto del mesoderma, anche quello un po' più laterale e fino a quello più ventrale, sono entrati. Ok? Quindi abbiamo adesso una larva a tutto tondo dove l'ectoderma ha una parte dorsale, ha una parte ventrale, l'endoderma ha una parte dorsale, una parte ventrale, il mesoderma ha una parte dorsale, una parte ventrale. Sono tutti entrati dal blastoporo e si sono srotolati lungo il loro asse antero-posteriore. Questa è una cosa effettivamente un po' complicata. E poi come ha fatto l'ectoderma ad arrivare fino lì, che inizialmente era solo qui? Ok, questo perché la porzione ventrale,
dell'ectoderma, e forse qui cominceremo a capirci qualche cosa in più, la porzione ventrale, quindi abbiamo detto qui era dorsale, qui era ventrale, la porzione ventrale dell'ectoderma in effetti comincia a crescere attraverso un meccanismo chiamato epibolia, progressivamente, man mano che le strutture di endoderma ed ectoderma, scusate, endoderma e mesoderma entrano, l'ectoderma cresce, ed è questo il fattore che restringe sempre di più il blastoporo fino a creare quello che si chiama il tappo vitellino al fondo. Quindi l'ectoderma cresce ad avvolgere tutto quanto. Questo processo si chiama epibolia, ma vedete che in effetti la parte ventrale poi comincia a ricoprire quella che sarà effettivamente anche la parte ventrale dell'embrione. Ok? Quindi questo è ectoderma ventrale. Meraviglia. E anche il mesoderma, adesso qui non lo vediamo, passava, c'è una striscia qua in mezzo, ha una parte dorsale e una parte ventrale. Alla fine di tutti i rigiramenti, appunto, riconosceremo quella struttura che avevo fatto vedere all'inizio. Molto bene. Sì, quindi qui abbiamo la solita larvetta, ok, questa è la parte dorsale, e a questo punto però sì, vedremo anche l'asse antero-posteriore. Quindi qui diventerà dorsale e ventrale, anteriore e posteriore. Il labbro dorsale del blastoporo, il futuro ano, si trova nella parte posteriore, in realtà dal lato dorsale, però sempre, eh? Io non so dove avete voi l'ano. Ok, molto bene. Questa immagine che vi metto qui dovrebbe forse aiutarvi ancora un po' a visualizzare questo processo. Attenzione ad orientarla bene, il margine dorsale del blastoporo questa volta è da questo lato, ok? Quindi questa è questa banda di mesoderma, la banda, eccola qua, questa è la banda di mesoderma che si trova lì in mezzo, e che in realtà sì, è visibile più che altro nel blastocele, a livello della blastula. Quindi avremo una calotta di ectoderma, un pavimento della blastula di mesoderma e un fondo di endoderma. Ok, quindi stiamo parlando di questa fascia, di questo segno di divieto. Stiamo parlando di questa fascia e la vediamo. Come si, eccola qui, questa fascia, adesso la vediamo un pochino più in tre dimensioni, questo è il labbro dorsale del blastoporo e vedete come si invagina, parte, guida la fila, entra per prima la parte più dorsale, lo vediamo qua, e corre verso la testa. A seguire porzioni sempre più laterali e poi ventrali. Li vedete e vedete come si srotolano, oplala, entra proprio come se fosse un calzino. In realtà è un po' più di un calzino, è proprio fatto di pasta che, sapete, quando avete la pasta che la schiacciate e si allunga. In realtà succede anche effettivamente qualcosa del genere. Gli strati cellulari si assottigliano, per intercalation. In realtà non so se avremo tempo di vedere anche questi movimenti che sono pure affascinanti. Vabbè. Comunque, appunto, adesso voglio che vediate come si srotola questo foglio di pasta mesodermica, e come entra verso la porzione anteriore, quindi dorsale e ventrale. Vedete questo cerchio? Resta sempre dorso-ventrale. Questo è dorso-ventrale, questa parte che si sta invaginando ha sempre anche lei un suo asse dorso-ventrale. Questo è il più ventrale, questo è il più dorsale. Ok? E poi tutto si chiuderà. Voilà. Molto bene, spero che sia chiaro. Allora, in realtà un minimo di meccanica di come questo avviene vorrei darvela, non è ancora del tutto chiaro come vengano gestiti questi movimenti, però quello che si sa è che un pochino prima della formazione di queste bottle cells, quindi si è molto discusso storicamente se fossero le bottle cells a spingere o se ci fosse qualche cosa d'altro. In realtà adesso c'è la possibilità di fare live imaging, quindi la questione si sta risolvendo, ma probabilmente ci vorrà ancora un po' per risolverla definitivamente. Comunque, quello che si vede è che già prima che si formino le bottle cells c'è come una spinta dal basso di endoderma
una spinta in avanti. In effetti vediamo che questo endoderma faringeo a guidare la salita, diciamo la corsa, verso il futuro polo anteriore, quindi lo srotolarsi dell'asse antero-posteriore al di sotto dell'ectoderma. Quindi questo è il futuro faringile endoderma, e poi qui sotto abbiamo il mesoderma che parte, d'accordo? Voilà. Ok, quindi questa è la cosa che guida. E qui sì, probabilmente ci sono delle spinte. In realtà c'è chi cerca di spiegare questi movimenti proprio chiamando in causa principi della fisica, flussi laminari e cose di questo tipo, che sarebbero affascinantissimi da approfondire, ma più magari in un corso di biofisica. Ok, sicuramente c'è una spinta di citoplasma, che scusate il verso, che spinge in avanti. Questo tipo di migrazione, migrazione di massa, in cui i tessuti si muovono da soli e prendono forma da soli, è sicuramente molto affascinante. Ok, però abbiamo detto che tutto questo avviene, quindi questo ingresso verso l'interno e srotolarsi lungo l'asse antero-posteriore avviene mentre l'ectoderma in realtà cresce e tende ad avvolgere tutto l'embrioncino. Questa si chiama epibolia ed è controllata in realtà in parte, quindi qui lo vedete, questa è la blastula all'inizio proprio della sua formazione, questo è il labbro dorsale del blastoporo. Tutti questi puntini che vedete sono nuclei mitotici. Sono mitosi, qui osservate attraverso la forma mitotica del listone H3, che è quella fosforilata, quindi questo è il fosfi, no, fosfi, fosfo, c'è un po' di confusione in questa scritta, ma comunque è il fosfolistone H3, che appunto specificatamente ci permette di visualizzare le mitosi. Quindi cellule che si stanno dividendo in quel momento, e se considerate che la mitosi è un piccolo istante nel ciclo cellulare, vabbè, magari in queste cellule che si proliferano molto un po' di più, però insomma tendenzialmente sul ciclo cellulare è proprio un momento, un battito di ciglia, immaginatevi il grado di proliferazione di questo embrione, come ci potevamo aspettare. Ok, però parlavamo di epibolia, quindi andiamo a vedere la proliferazione, vediamo che l'ectoderma si sta dividendo. E come c'è una grandissima proliferazione nell'ectoderma, particolarmente forte, direi ce n'è un po' anche qui intorno al labbro dorsale del blastoporo, diciamo le porzioni subito sopra, ma l'ectoderma sicuramente vince. E questa proliferazione cellulare in realtà appunto moltiplica le cellule dell'ectoderma, che adesso devono andare a ricoprire non solo più un pezzetto, ma tutto l'organismo. E questa crescita ovviamente spinge. Questo crea una spinta, un aumento, una spinta di cellule che in realtà aderiscono tra di loro. E in effetti, però, non è tutto solo dovuto a questa spinta proliferativa, c'è anche poi una serie di movimenti e di riarrangiamenti delle cellule. Per esempio, vediamo il passaggio, vediamo la riduzione degli strati di cellule. Questo è lo stadio 8, quindi l'inizio, anzi un po' prima dell'inizio della gastrulazione. Qui andiamo tutti i stadi invece più avanti, più avanzati di gastrulazione. Vedete come all'inizio queste cellule siano ciccione, grosse e su molti strati, in realtà tendano a diventare più piccole per divisione cellulare e ad intercalarsi le une nelle altre fino a formare uno strato che potete vedere è molto più sottile, quindi come se avessimo passato il mattarello e riducendo, forse non so se qualcuno ha calcolato il volume, però è chiaro che se noi riduciamo questo spessore, avete fatto tutti la pasta una volta nella vita, avrete un'estensione maggiore. Spargiamo questo volume su una superficie maggiore. E quindi qui vedete per esempio il tetto della calotta animale schiacciato, bello pieno di celluline. Ok, in realtà si conoscono le fate maps di questi, quindi sappiamo quelli che saranno i destini di ciascuno di questi inizialmente blastomi, insomma, a seconda del momento possiamo marcare popolazioni di cellule, seguirle, fare delle analisi clonali, abbiamo fatto il fate mapping all'inizio, la seconda lezione, lezione 2, riguardatevi se vi interessa, questo
Aspetto. Comunque, qui vi faccio vedere un caso. Questo è stato, sono due blastomeri marcati a 32 cellule, due blastomeri vicini. Se non sbaglio, adesso non mi ricordo più quali erano, comunque tendenzialmente abbastanza dorsali, e poi si possono seguire nel tempo, questo si può fare anche con dei video, le cellule dove vanno a finire, questo anche grazie al fatto che il volume non cambia essenzialmente di citoplasma tra l'ovetto e la larva appena nata. Voilà, e vediamo come in realtà queste cellule tendono a mescolarsi non poco, eh? Quindi questo per esempio è il risultato di questo particolare studio, andando a seguire i destini di diversi blastomeri. Qui li vediamo nella fase di blastula iniziale, una blastula un po' più avanzata. Qui vediamo l'inizio della gastrulazione, vedete qui questa boccuccia e questa invaginazione è l'inizio del futuro archente, no? E del labbro del blastoporo, dove avremo l'inizio dell'invaginazione. E qui vedete anche la parte dorsale dell'archenteron che si alza a fare questa cosa qua. Ok, e quello che però si nota che a un certo punto è vero che a grandi linee i territori restano quelli, però c'è un certo rimescolamento delle cellule derivanti dai vari blastomeri, ok? E quindi il fatto che il destino delle cellule di questo blastomero non sia così univoco, già ci mette la pulce dell'orecchio che forse non è tutto così autonomamente specificato, ma è lasciato poi un certo grado di regolazione, quindi c'è un elemento regolativo in quello che sarà il futuro delle cellule, nella loro distribuzione nei foglietti lungo l'asse dorso-ventrale e lungo l'asse antero-posteriore. Se volete giocarci un po' e chiarirvi le idee su questo punto, vi consiglio questo sito, questo XEMBASE, diciamo così, un sito che raccoglie materiale per chi attivamente studia sullo Xenopus. Ecco, però qui vedete appunto la parte di fate map, perché chi si occupa di queste cose ne ha molto bisogno, quindi questa è la fate map dei primi blastomeri. Quindi qui vedete, somiglia molto a quello che vi ho appena fatto vedere, potete cliccare sul blastomero e vedere che cosa viene fuori. In realtà è preso da più lavori, ma la cosa che mi interessava farvi vedere, qui vedete i derivati ectoderma, mesoderma, neuroectoderma e dendoderma, come vengono mappati rispetto agli iniziali, qui vedete il cuore. Allora, in realtà qui vedete major contribution, small contribution, rarely, quindi minor contribution. Vedete che il destino, se lo andiamo a valutare a livello dei blastomeri, può essere definito solo su base probabilistica, ok? E questo già ci dice molto del alto livello, a seconda di quanto è variabile, okay, ovviamente ci dice quanto è alta il grado di regolazione in questo sviluppo. Quindi lateral plate, la notocorda, vediamo, lei è già un pochino più stretta. La notocorda tendenzialmente viene sempre fuori da lì. E questo vedremo, non è un caso. Ok, in realtà qui ci manca un pezzo della notocorda, ma vabbè, non importa. Il concetto è quello lì. Ok, in realtà mi sono dimenticato di farvi ancora vedere un video rispetto a questa. Dove l'avevo messo? Eccolo qua. Rispetto a questa invaginazione, scusate, perché se no non finisco. Avevo dimenticato un pezzo, eccolo qua. Rispetto a questa vegetal rotation, no? Cioè questa invaginazione con la parte vegetativa che si innalza, no? Come se ci fosse un'onda, quella si vede molto bene in un video fatto. In realtà questo è un morphing, quindi non è un vero video, non è un time lapse, cioè sono immagini, credo, dello stesso embrione, però non sono neanche sicuro che siano dello stesso embrione. Comunque, immagini di embrione prese con un microscopio confocale, quindi queste sono sezioni ottiche, non fisiche, e morfate insieme dall'inizio della gastrulazione fino alla fine. Però secondo me è un bel video che ci fa vedere nella realtà quello che avviene. E quindi qui vedete il mesoderma che sale, che si porta avanti, qui l'archenteron che cresce, ok? E alla fine si può,
accidenti, questo YouTube. Che no, dammi un attimo, vediamo se faccio stop il tempo. Vai, stop, giusto. Ok. Quindi questo è l'archente, no? Questa sarà la parte più anteriore, il faringeo, ok? Qui ci vediamo la notocorda che si starà già formando e in basso il futuro endoderma, la porzione dorsale e la porzione ventrale. Okay. E qui avete visto anche l'ectoderma che si è così assottigliato e portato verso questo punto. Va bene, questa immagine c'è il link, quindi la potrete vedere, secondo me è molto bella. No, questo non c'entra niente, scusatemi, eccomi qua, torno subito da voi, ecco, rieccomi qua. Ok, quindi i destini di queste cellule alla fine dei loro riarrangiamenti, sono solo in parte deducibili dalla loro posizione iniziale e in effetti adesso questa è il fate map, dando tutto per sicuro, però appunto prendetele con le dovute pinze queste mappe, però sicuramente vediamo, eccolo qui, all'inizio della castrulazione, quella che sarà la mappa dei futuri destini. Quindi avremo la natocorda tendenzialmente derivante da cellule che si trovavano in questa zona, avremo una serie di somiti tutto intorno, l'endoderma qua in basso, l'ectoderma qui, sempre con una cosa dorso-ventrale, e qui il neural plate ectoderm, cioè quella parte dell'ectoderma che diventerà tubo neurale, che vediamo proprio dal lato più dorsale, ok? Quindi ventrale, dorsale, e poi srotolarsi l'asse antero-posteriore. Qui qua sotto, Quindi anche qui il neural plate, in realtà queste saranno le porzioni più anteriori, queste le più posteriori. In effetti, se proprio vogliamo provare a fate mappare le porzioni più anteriori, questa volta invece le avremo qui e quelle più posteriori le avremo qui, perché queste si immaginano prima, queste si immaginano dopo. E questo rapporto spazio-temporale dell'asse tra appunto che si osserva nell'asse antero-posteriore, però non voglio anticiparvelo troppo. Ok, quindi quello che vedremo in aula adesso è la storia di come è stato analizzato il processo di commitment e di specification, cioè in che modo, quando e in che modo queste cellule prendono, acquisiscono un destino, quindi fanno una scelta su quello che sarà il destino cellulare e prima in termini di specificazione e poi successivamente in termini di determinazione, quindi iniziale specificazione e successiva determinazione. Sì, questa visione degli stadi in realtà forse la vedremo in parte. Comunque, questa è la storia del signor Spemann, della sua studentessa Hilde Mangold, e appunto io tendenzialmente partirò di qui. Quindi mi raccomando, guardate questo video e ci vediamo martedì prossimo.